Portavoce, vi presento brevemente, da destra Salvatore Giuliano, maresciallo in pensione ed ex comandante della stazione di Castellamonte, Fabio Garaffa, direttore nel campo socioassistenziale ed ex amministratore, Patrizia Atis, storica commerciante di Castellamonte, io sono Claudio Beta, ingegnere energetico, e Mauro Fasso, libero professionista. Nasce un nuovo gruppo elettorale di lavoro chiamato diversamente Castellamonte. Esattamente, un gruppo di persone che si sono trovate, che hanno in mente di migliorare e di rivalutare questo paese che negli anni ha perso tantissima importanza, un gruppo che è eterogeneo, non con poche idee politiche ma con tanta voglia di lavorare su Castellamonte, sulle frazioni, con il desiderio di raggruppare intorno a sé tanta popolazione, tanta gente che ha veramente voglia di vivere per Castellamonte. Un gruppo che comunque ha le idee chiare e dei punti base dalle quali partire per fare poi il programma elettorale. Le idee chiare ancora no, però abbiamo voglia di fare, questo mi sembra già una cosa importante, soprattutto fare per gli altri e non per noi stessi. Aspettiamo veramente che tanta gente ci venga a parlare, ci venga a dire le esigenze e ci venga a dire io sono qua per lavorare insieme a voi, questo sicuramente. C'è già un candidato sindaco? No, al momento non ancora, abbiamo un gruppo, come dico, che sta cercando di intanto di capire le esigenze di Castellamonte e poi insieme valuteremo chi è la persona più indicata come sindaco, per il momento non c'è ancora. Prossimo passo? Prossimo passo speriamo un incontro pubblico, in questo modo anche per farci conoscere meglio e per far prevedere alla popolazione che ci siamo e da lì partire insieme a chi si presenta per conquistare il comune di Castellamonte.